niente altro che il luogo più vivo, più sereno, più tranquillo. Il cinema poi fai quel film, poi dopo esce, quando esce, tempo dopo ti ritrovi improvvisamente ad essere una stella. Che cos'è il cinema? Il cinema è luce, è come la luce di, ecco, di una stella che ti illumina e ti fa bella se vuole il regista, o brutta se lui non vuole, e tu la devi accogliere umilmente e ti ritrovi improvvisamente a vivere la favola di Cenerentola. Così mi sembrò quando mi capitò. Avevo fatto piccole cose al cinema, qua e là, Nanni Moretti, altre piccole cose, ma quando feci il mio primo film importante anni fa, il mio primo Davide Donatello, il primo Nastro d'Argento, il primo Tappeto Rosso, i paparazzi, i fotografi, L'Abito da Sera, ecco, mi ritrovai come in una favola, come Cenerentola. Mi sentivo veramente inadeguata, strana, in un mondo che non conoscevo. Questo film si chiamava Mi manda Pecone, il regista era Nanni Loi, non c'è più, amatissimo. Il coprotagonista, anzi il protagonista, ero io la protagonista, perché io non ero nessuno, e fui accolta da lui invece, da Giancarlo Giannini, che era il grande attore che era e che è, che mi accolse come se fossi una sua pari, io che non ero ancora nessuno. Mi trattò con una nobiltà che poi dopo raramente ho incontrato negli altri attori. E mi ritrovai a vivere questa favola del cinema, che è strano, è molto diverso dal teatro, perché al teatro ti senti sicuro dentro una specie di ferro di cavallo che ti tiene raccolta e la sai come comincia, come finisce, ti senti al sicuro dalla vita. Invece il cinema è dentro la vita, anche se si fanno tutte cose finte, ma è dentro la vita, sei in mezzo alla gente, sei in mezzo alla strada, sei dentro una roulotte, fai una cosa quel giorno e poi non la fai più. È diversissimo dal teatro, credo che ci voglia più bravura. Molti pensano che a fare il cinema si deve essere meno bravi che in teatro, invece no. Credo che anche il cinema è una prova per un attore, perché esige, la macchina da presa esige, perché si avvicina molto, esige la tua verità, anche quella. Ecco, mi ritrovai ad essere una stella del cinema in un film dove la musica fu affidata a un poeta, a un cantastorie napoletano, amico, meraviglioso, perché lui non c'è più, che si chiamava Pino Daniele. Una canzone che poi è diventata un po' un manifesto di quello che è la musica. Quando la strada che porta da lì, e quando la strada ancora mi fa sciolte come porta che sto dormendo, come non ci sta andando mai, camminando si perde le cose, e camminando si torna a trovare la braccia, e rinunzia alla scusa, mi esce per forte, e assai, 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 fino a morire. I'm